Buongiorno a tutti, sono Paola Findoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se ti piace il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Il narcisista peggiore? Il finto buono. Il narcisista mascherato da finto buono è quello che, con una generosità calcolata, cerca di insediarsi nella tua vita e controllarti. Ecco come togliergli la maschera. Narcisista mascherato, quando interessa a lui, manda in scena l'eroe altruista, quello che si sacrifica per gli altri, e la sua strategia è semplice: diventare indispensabile per avere vantaggi. Per farlo, il narcisista si crea una rete di persone che nel tempo hanno dovuto fare affidamento su di lui, per le quali si è sacrificato di buon grado. Non chiedo nulla in cambio, perché sapeva che così sarebbe diventato importante e insostituibile. Nessuno si accorge della ragnatela di questo particolare narcisista, perché a tutti piace pensare che una persona possa fare qualcosa per noi senza chiedere nulla in cambio. Poi un giorno, ecco che sentiamo che qualcosa non va. Vorremmo fare qualcosa da soli, ma ci sentiamo in colpa verso di lui. Non ne abbiamo bisogno, ma lui vorrebbe che ne avessimo ancora. Dopo un periodo buio, in cui avevamo lui come confidente, ritroviamo la felicità e lui cerca invece di sabotarla in tutti i modi. Da lì capiamo la vera strategia del narcisista mascherato da buono. Fino ad allora non avevamo sospettato di nulla. Forse eravamo troppo presi dai nostri problemi per smascherare il narcisista. Le regole per non cadere vittima di tale essere sono: fai il possibile per non appoggiarti all'esterno, perché il narcisista mascherato non può fare nulla e avere alcun potere se tu sei autonomo nelle scelte e nella gestione della tua emotività. E se devi chiedere aiuto, scegli qualcuno tra chi non si sia proposto prima, ancora che tu avessi avuto bisogno. Osserva con attenzione se sospetti che qualcuno sia un narcisista mascherato. Prova a controllare, a studiare il suo stile e della sua vita, i suoi interessi e il tempo per sé. Si oppone mai a qualcuno affermando le proprie idee anche a rischio di essere impopolare? È in grado di accettare la felicità degli altri anche se non è coinvolto, oppure la critica? Diffida del troppo altruismo. È bello saper di poter contare su qualcuno nei momenti difficili, anche quando se la si fa da soli, ma non ha senso che una persona si proponga in ogni occasione di aiutarci, se non quello di appagare il suo narcisistico bisogno di essere indispensabile per qualcuno. C'è una frase che mi piace molto: tutti siamo utili, nessuno è indispensabile. Quante volte me la sono ripetuta quando lavoravo in reparto? Di conseguenza ho imparato che nessuno è indispensabile. Lavoriamo per il nostro essere indispensabili per noi stessi e non per gli altri. Cerchiamo di aiutare noi stessi, poi tutto il resto viene di conseguenza. Se avete bisogno del mio aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Assieme possiamo veramente segnare un altro tratto di strada in segno positivo. Un bacio a tutti e al prossimo video.